Benvenuti a un nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV. Questa volta parleremo del carcere di Arezzo dopo la visita del garante della Regione Toscana, il garante dei detenuti. Dopo la visita del garante al carcere di Arezzo, che ha denunciato una situazione ormai nota ma che è precaria, onorevole Mattesini, cioè questo carcere sta cadendo a pezzi, i lavori sono fermi, l'azienda è fallita, che succederà? Allora, questo carcere non sta cadendo a pezzi perché la parte ristrutturata è molto ben funzionante, con una direzione e personale assolutamente qualificato. Il garante dei detenuti ha rilevato, diciamo così, il funzionamento del carcere, ma ha anche denunciato il fatto che la mancanza, il blocco dei lavori dovuti al fallimento della ditta sta effettivamente deteriorando la struttura e sta aumentando i costi, tra l'altro, necessari, per, quindi con uno spreco anche di risorse. Se ne sono sprecate già troppe. Con l'onorevole Donati e anche l'onorevole Elena Boschi, insieme alle istituzioni locali, sindaco e comune, lavoreremo già nei prossimi giorni per incontrare, sollecitare il ministro da una parte, ma incontrare anche il commissario straordinario per il piano carcere, affinché avvengano due cose. Uno, l'assegnazione delle risorse dei 600.000 euro già stanziati per far ripartire subito i lavori. Che non basteranno. Secondo, il finanziamento ulteriore, perché il carcere deve essere finito, deve essere in tempi rapidi assolutamente rimesso nel suo funzionamento. Onorevole Donati, il carcere dice deve essere rimesso in funzione. Io ho dei forti dubbi, chissà se la farete, e noi vi auguriamo di sì, ma in un paese dove il ritornello è che non ci sono più soldi, come si può pensare di far ripartire questa operazione importante per la città? Ma è vero che le risorse sono ingenti, è vero anche che nel bilancio di uno Stato si possono tentare di trovare. Chiaramente a noi il compito di fare pressione politica sul Ministro, sul Governo, affinché queste risorse vengano individuate. È chiaro che però tutto questo non può non essere accompagnato dalle politiche vere, per esempio di diminuzione dei tempi della giustizia e per esempio dei detenuti in attesa di giudizio. Abbiamo carceri piene di persone che poi rischiano dopo un anno di essere state in carcere, come casi eclatanti sono balzati dalle cronache recentemente, poi essere giudicati innocenti, quindi hanno di fatto aumentato la popolazione carceraria e poi risultati innocenti all'atto del giudizio finale. Quindi credo che su questo il legislatore deve intervenire, noi parlamentari dobbiamo tentare di promuovere azioni affinché per esempio anche l'ultimo decreto, il cosiddetto svuota carcere, abbia un esito positivo. 52 carceri in Italia fatti, nuovi, che ancora non sono utilizzabili. Come si può pensare di rimettere in moto allora il San Benedetto? Il San Benedetto è una storia importante, è un carcere inserito all'interno di una città che però non ha mai destato problemi ai propri cittadini, c'è una cultura dell'accoglienza dei stessi carcerati che coinvolge l'associazionismo locale, è un carcere secondo me che ha una funzione importante che potrebbe continuare a svolgere anche in futuro. Chiaro è che però ci sono situazioni incredibili, ne ricordiamo spesso servizi televisivi, ne ricordano alcune incredibili situazioni di altre città, i carceri più importanti di questo paese sono stracolmi e credo quindi che quelle 52 carceri che ricordava prima Enzo Broci in conferenza stampa possono essere utilizzati e raccogliere parte di quelle persone. Senta, sindaco Fanfani, lei è noto che fa di mestiere l'avvocato, quindi le carceri le conosce, in particolare quelle d'Arezzo, e le conosce anche perché da parlamentare lei è stato membro della commissione. Ma come mai ci si accorge oggi, dopo 2 anni e mezzo, che i lavori al carcere d'Arezzo sono fermi? Si accorge ricorrentemente delle disfunzioni quando queste toccano problemi concreti. Qui c'è stata un'attenzione particolare anche da parte del garante e quindi la questione è ritornata sotto gli occhi del riflettore. Sta di fatto che il Ministero, dopo aver iniziato i lavori, non so se per ragioni economiche o per altri motivi, li ha lasciati interrotti, e creando una situazione di grosse difficoltà alla città, di grosse difficoltà all'amministrazione, di grosse difficoltà al personale che ci lavora dentro. Perché vede, il carcere di Arezzo, se fosse correttamente completato nei lavori, sarebbe un carcere da tenere, non dico a modello, ma comunque nel quale, sì, a esempio, perché per l'esperienza che io ne ho e soprattutto per il raffronto che ho potuto fare con altre situazioni carcerarie, sia in Sicilia che in Campania che in altre parti d'Italia, anche nel nord Italia, nei grossi carceri le persone vivono in maniera drammatica. Qui c'è un contatto, intanto sono meno, intanto hanno
un rapporto anche diverso con il personale. Intanto questo non è un carcere di massima sicurezza in cui le regole sono rigidissime. Insomma, non è una situazione nella quale sia il detenuto che l'operatore interno al carcere possono vivere decorosamente. Riusciranno i nostri eroi a trovare i soldi, a interessare il ministro? A interessarlo ne sono certo. Che poi il ministro trovi i soldi per Arezzo è possibile, ma ci vuole tanta buona volontà. La ditta che avevano appalti i lavori Genova è fallita, si è stato realizzato solo il muro di cinta, devono intervenire all'interno dei bracci, delle sezioni e la nuova sala di controllo, quindi ci vogliono tanti bei soldini. Sì, credo di sì, credo che ancora i lavori siano da fare, siano tanti, sì, e costosi. Bene, siamo giunti al termine e vi facciamo sentire l'intervista che abbiamo realizzato con il direttore del carcere Basco, il quale dice no, ma è tutto a posto, la stampa ha esagerato. Arrivederci. No, semplicemente è stato fatto un errore, tutto qua, da un punto di vista giornalistico non è stata fatta una richiesta di conferma di quella che era la realtà, vale a dire che è vero che c'è un carcere, quello abbandonato, completamente in disuso ed è oggetto di ristrutturazione, che però attualmente sono fermi i lavori ma riprenderanno anche abbastanza presto. Quindi è vero che quella zona è in condizioni disastrate, ma non è una zona abitata, è una zona isolata e separata invece dall'attuale struttura che sta funzionando e che è in condizioni francamente abbastanza buone, anzi direi che in confronto alle altre realtà è sicuramente ottima. Quindi è stata, come dire, dimenticata questa parte positiva e semplicemente è venuto fuori l'errore giornalistico dal mio punto di vista di una realtà che ovviamente è un cantiere, scusatemi, ma io mica ci tengo la gente in un cantiere abbandonato. È un vero problema quello di riprendere i lavori al più presto, questa è una realtà che deve essere superata e quindi siamo d'accordo sulla necessità di rimetterci mano subito. Purtroppo è stato fatto l'errore di non considerare che la parte attiva è in condizioni oneste, pulite, attive in tutti i sensi e quindi anche sicuramente accettabile. Se poi lo confrontiamo con altre realtà nazionali, francamente dovremmo dire che come ho detto prima, è ottima. Semmai c'è stato un po' di ritardo con il fatto che l'azienda che si doveva occupare del restauro era fallita? Ma sicuramente ci sono stati problemi amministrativi che non conosco perché se ne è occupato direttamente l'amministrazione centrale. L'azienda, la ditta, l'impresa che aveva aggiudicato i lavori purtroppo a un certo punto ha abbandonato questi lavori e sappiamo che ha avuto un fallimento. Quindi questo ha lasciato purtroppo le condizioni in cui si trova attualmente, ha lasciato questa struttura, la grossa struttura su tre piani che deve essere recuperata al più presto, ma ripeto, è separata dalla realtà in cui si vive, si lavora e con l'impegno di tutti, francamente la teniamo anche in condizioni accettabili.